Bene a tutti ragazzi, eccoci finalmente con la top 16 del Bubblegum. Allora, qua casino perché ho beccato Prince. E Prince è forte, primo di tutto Prince è forte. Secondo, Prince gioca Tornogre con Icy Wind Tornadus. Terzo, Prince mi conosce, mi segue da un botto su Twitch. Quindi ora mi farò il culo ragazzi, ora purtroppo mi farò il culo. E il piano è fare esattamente quello che non farei io. Fare tutte le giocate che non farei io, nei 50-50, tutte queste robe qua. Secondo me questo è un ottimo piano per vincere. Però secondo me rischio di prendere palle qua. Ho pensato di lidare Rillaboom perché io mi aspetto che lui mi faccia tipo Kartana Zacian, game 1. Mi aspetto probabilmente Kartana Zacian, però non so esattamente cosa potrei fare con questa roba. Cioè io sto pensando di portare Incineroar, anche prima del match sto pensando di portare Incineroar, però diciamo che... Cioè Incineroar non fa malissimo tolto Kyogre, il problema è che se non porto Rillaboom non tolgo Kyogre perché Zacian mi serve ovviamente. So, io sarei per lidare Colossal Game 1, che è una cosa che non faccio mai, appunto per questa roba qua, che nessuno si accorge di questa roba qui, cioè almeno nessuno si accorge, nel senso, lui mi conosce, sa che non faccio sta roba, quindi magari potrebbe addirittura prendermi preparato, potrebbe, non glielo dico niente, però potrebbe prendermi preparato. Comunque, direi non perdere troppo tempo, fare Urshifu Colossal, Zacian e Rillaboom, andare un game abbastanza standard, voglio un attimo vedere. Voglio un attimo vedere, potrei anche lidare Inci. Cioè, potrei anche lidare Inci, comunque tenere Inci al posto di Rilla. Però se poi Kyogre non muore, io ho perso. Cioè, io ho completamente perso se Kyogre non muore. Perché poi non ha più risposte per Kyogre, quindi staremo a vedere. Non so, io ho un botto di paura di sto matchup, perché sto matchup non gasa. Sto matchup non gasa per me, però ci sta comunque. E lui fa... Tornado Kyogre, ok, va bene. Tornado Kyogre, va bene, vai. Allora, io solitamente qua faccio una giocata. Io solitamente qua faccio una giocata che è Max Guard Surging. Però per questo motivo non andrò a farla, ovviamente. Ovviamente, indovinate un po', ragazzi, per questo motivo qua non andrò a fare questa giocata, incredibile. Incredibile. Andrò a fare direttamente Bulk di Acqua Jet, mi sa, così lo metto subito in range. E non è così male, alla fine. Alla fine della fiera non è così male. Cioè, ci sta anche a non fare questa giocata, però se Max comunque va in range di Glide, ed è fattibile in teoria la cosa. Fate, quindi io poi faccio Glide. Sì, ci può stare, secondo me, fare Acqua Jet, Volkite diretto. Potrei fare anche Overgrow, però lui potrebbe anche maxare. Comunque io di solito qua faccio sempre Max Card. Almeno lui sa come gioco. Ok, maxa qualcuno. Maxa qualcuno, chi è questo qualcuno? Vediamo un po'. Maxa. Ok, maxa Kyogre, va bene. Va bene. Io faccio subito danni di là. Solitamente, come vedete, faccio sempre Max al Surging, però... Non è detto che lui se lo possa aspettare, queste robe qua, non so, potrebbe predictare, non potrebbe non predictare con tutte queste robe qua, come sempre. Però in ogni caso, diciamo che Acqua Jet Volk è turno 1, se muore Colossal non è la fine del mondo. Perché poi entro con Rillaboom e posso comunque giocarmelo, mi si dote tutto. Potevo andare anche su Tornadus, però così faccio subito danni nel momento in cui Glide, non è malissimo come cosa. Staremo a vedere sicuramente cosa vuole fare lui, come si evolve la situazione qua. Ok, lui va di Tailwind, va bene, noi superiamo comunque Kyogre, noi Kyogre lo superiamo. Vediamo cosa va a fare, io non faccio mai questa giocata, mai la faccio questa giocata turno 1. Quindi potrebbe non aspettarsela, poi se mi tira Geyser non è un problema perché intanto con Rillaboom, nel senso, ci sono dei 50-50 dopo, però rischiamo abbastanza. Rischiamo abbastanza in ogni caso, vediamo comunque. Io tiro diretto Volkite, che è una cosa che non faccio mai, giusto per vedere un attimo come si evolve la situa. Volkalit, ok, non ha fatto bene niente, però lui in teoria è range glide, in ogni caso lì. In teoria è sempre range glide. E tira Geyser, penso sempre sul collo qua. Ok, sul collo, va bene, ci sta. Allora Colossal muore e io metto i dot. Il fatto è, da glide lui ci muore, se mi fa... sì, devo qua prendo 50-50, basta, mi dà. Cioè, per forza di cose prendo 50-50, perché lui ce l'ha Elstrom, se non sbaglio. Lui se non sbaglio ce l'ha adesso, vediamo quanta vita ha Kyogre. Lui magari potrebbe aspettarsi di reggere Glide, forse. Addirittura potrebbe aspettarsi di reggere Glide. Però se fa... Mettiamo worst case scenario. Io entro con Rillaboom, lui fa Protect. Hurricane, ho perso. Cioè, ho perso completamente. Dovrei forse entrare con Rillaboom però, in ogni caso. E devo decidere se fare direttamente Glide su Kyogre e provare a killarlo. Oppure no. Diciamo che comunque lui avrebbe il vantaggio perché ha ancora la Tailwind. Quindi probabilmente a Zacian un altro Pokémon. E bisogna un attimo vedere. Zacian e... Boh, un altro semplicemente. E con quell'un altro Zacian dovrebbe semplicemente battermi quelli che ho adesso. Quindi io onestamente, come ho detto, il marco normale qua farebbe Protect. Però il marco di questa partita deve fare Grassy Glide, ovviamente.
Perché sì, vediamo un po'. Vediamo un po'. Potrei fare come ho detto, Protect. Protect e attacco, però. Su Tornado super, predictando che Kyogre andasse a proteggere, però non è detto che lui protegga qua, perché comunque ha messo molto bene. Cioè, se mi killa in ogni caso Rillaboom, tipo doppiandomelo, anzi, doppiandomelo qua, rischia. Però in generale mi sembra la giocata migliore questa, vediamo un po'. Vediamo un po' cosa va a fare. Toglie e ha Incineroar, allora, mi sa. Ok, Incineroar, però muore Incineroar qua, Non è malissimo, in realtà, la cosa. In realtà non è malissimo, cioè, se lui mi killa, in realtà era comunque la giocata migliore attaccare qua. Vediamo cos'è che ha fatto. Cioè, in realtà non è vero, però Glide fa comunque buoni danni. È range di cose, diciamo. E fa isso, vabbè, non ci sono problemi. Mi rompe la sash, la riprendo quella cosa. Vediamo un po'. Lui si prende. Cioè, Inci qua muore. Se facevo Protect, però Inci avrebbe retto, giusto? Per la Citrus, se è Citrus o è Shuga. Lui è Shuga, ok, forse. Allora la giocata migliore era fare Protect attacco. Però comunque lui poi avrebbe letto Glide più attacco, quindi era comunque messo molto male. Surging qua penso venga giù. E invece. No, ok, Dedot viene giù ovviamente. Dedot viene giù, ma penso anche così normalmente viene giù. E rivediamo che tra l'altro è difensore fisico di brutto. Ok. Allora Kyogre ha poca vita adesso. Kyogre ha poca vita. Si prende due turni Dot, perché adesso probabilmente andrò a fare doppia protezione. Vediamo, perché in realtà Zacian va a reggere un attacco, Zacian lo regge un attacco. Non è proprio la fine. Non è proprio la fine qua. Può fare sempre Geyser, che però non mi va a killare. Lui ha anche Zacian dietro, però, che è un attimo un problema. Allora, se io. Se lui entra con Tornadus, mettiamo che entra con Tornadus adesso, no? Io faccio il doppio Protect, però Zacian va in range Beyond Blade, mi sa, eh. Sa che va in range Beyond Blade, non lo so. Lui in teoria dovrebbe aspettare i danni, vediamo comunque come va. Entra Tornado su. Entra Zacian, ok. Allora lui può farmi play rough che mi killa. Se io faccio doppia Protect, cosa succede? Stallo un turno. Ma non succede praticamente niente in ogni caso. Stallo un turno. Se lui mi splitta i danni va bene. Se io invece proteggo uno e mi attacca quell'altro va comunque bene. Può fare anche play rough e Hailstorm. Tutto di là. Anche se. Boh, non mi sembra la giocata migliore, perché comunque Zacian e quell'altro muoiono, li perde. Ok, allora la sua giocata migliore probabilmente è doppiare Zacian, perché così muoio. Allora, è un 50-50, mi sa qua. Mi sa che è subito 50-50, perché se lui mi doppia Zacian, però. A meno che non lo fa con la Ace. Beh, se fa Geyser, comunque Zacian poi suo muore. La giocata migliore mi sembra sempre doppiare di qua. Non so, potrei anche far Protect e robe, però non mi sembra la cosa migliore, vediamo. Vediamo, potrei andare doppio su Shifu se fa Geyser, però io vinco qua. Ok, ha fatto play rough, va bene. Allora ho vinto, no? Sembra che ho vinto qua. Cosa ha fatto lui? A meno. No, non so, penso di aver vinto. Geyser. Questo muoio. Sono morto. Cazzo. Cazzo, come ho fatto a morire? Credo di reggere qua. Allora devo proteggere, cazzo. Cazzo, credevo di reggere Geyser di coso. Senza rain. E invece strana sta cosa. Come ha fatto a killarmi? Che è che assolutamente in quel team si gioca 2-5-2-5-2. Però ero abbastanza sicuro di reggere io qua. Peccato. Vediamo se Zacian comunque muore i dot. Che non ne sono sicuro. Vediamo un po', dai. Ok, Zacian qua muore. Kyogre comunque si prende il dot. Ma io dovrei aver perso. In teoria sono un HP. E cazzo faccio un HP. Kyogre regge. Ok, entra quell'altro. Io proteggo. E vediamo. Ma da Kogetto lo reggerà sempre. Cioè, è impossibile. Non regga Kogetto qua. È talmente impossibile. Più. No, questo è l'ultimo turno di Max. Ha fatto Geyser, Hailstorm e Geyser. Ma cosa si può di reggere? Non lo so. Non so i calcoli, onestamente. No, lui ha Kogetto, ovviamente, con Tornado sulla regge. Kyogre torna piccolino. Se non sbaglio, un altro turno di Dot. Sì, un altro turno di Dot. Però. Qua è andata. Qua è andata, ovviamente. Cioè. Sono meno un attacco, no? Dove voglio andare? Boh, mi sembra strano fossi morto. Cioè, che devo potessi reggere, a quanto pare no, magari provo a calcolare. Kyogre, penso sia 252 mode sul suo. Su Zacian, fa. Allora. Dynamax. Vediamo. Non so, intanto qua continua ad andare avanti. Geyser senza rain. No, ok, killa sempre, scherzavo, killa sempre. Magari se qua ha critto a Kogetto ce la posso fare, però penso sia abbastanza andata. Penso sia abbastanza andata, onestamente, però vabbè, dai, non importa.
Non importa. Boh. Non so, prossimo game lui potrebbe cambiare lead comunque. Lui potrebbe cambiare lead. Io potevo fare un'altra giocata turno 1. Però pare sia stato messo male col fatto che lui ha portato Inch giustamente. Avessi fatto Max Art Surgeon, lui si è aperto con Inch e mi ha fatto Fake Out Geyser dopo. Quindi va bene, dai. Cioè va bene, nel senso non va bene, però va bene lo stesso, nel senso che non è che potessi fare tanto altro. Le giocate giuste le ho fatte. Qua devo sperare di quittare acqua, gente, se no ho perso e basta. Vediamo un po', però cioè, lui si è fatto un buon piano. Vediamo un po'. Acquagetto, non critta. Avessi crittato forse nel range, però vabbè dai. Ci sta, abbiamo perso game 1, vediamo se riusciamo a fare qualcosa game 2. Peccato però, qua è abbastanza un problema. Abbastanza un problema, però non importa. Non importa, vediamo un po' game 2. Sì. Io non penso avessi potuto fare tanto altro, non ho neanche preso la lead, però succede, vabbè dai. GG a Prince per game 1 e vediamo un po' game 2, dai. Ok, nel frattempo mi hanno chiamato, quindi mi scuso con Prince, nel caso sicuramente guarderà questo video, mi scuso perché mi hanno chiamato e quindi non ho potuto rispondere. Non stavo facendo un piano, vi giuro, stavo facendo un piano, infatti non so che cazzo fare adesso. Perché, anzi, io gli faccio call, perché lui secondo me è il cambio lead, cioè lui mi conosce, lui cambia lead qua. Lui cambia lead, però non so, secondo me portare Inch non è male, cioè qua. Perché alla fine, no, non lo so. Potrei darglielo Inch addirittura. Se dirigo Inch contro Kyogre, voglio un cazzo di premio. Comunque, stavo pensando di fare Inch Rilla, ma magari me la tengo per game 3. Forse, forse me la tengo per game 3. Staremo a vedere comunque come fanno le cose. Magari game 3 neanche ci arriviamo. Comunque. Colosso Urshifu contro quella roba lì. Non so. Magari sapendo che lui mi killava di Geyser là, io vincevo facendo attacco. Sì, facendo Surging io vincevo perché poi lui moriva di Dot, tirava acquagetto e avevo vinto. Penso. No, in realtà non è vero. Però vabbè. Non so, penso che avrei fatto comunque le mosse giuste io, eh. Se ho fatto comunque le mosse giuste, portiamoli 6. Non so se portare Inch, perché lui probabilmente Kartana e Coso me li porta, secondo me. Kartana e Coso lui me li porta. Però portare la possiamo vedere. Andiamo a vedere. Qua è un casino. Qua è un casino, non lo so. Non lo so onestamente cosa potrebbe fare lui. Io riporto Colossal perché in teoria se mi conosce sa che cambio lead. Se no, cioè, davvero in questo Battle Dome non prendo più le lead. È incredibile, ragazzi. È incredibile, non prendo più mezza lead. Cioè, è incredibile questa cosa. Non prendo più mezza lead, è abbastanza incredibile. Però vabbè, dai. Vediamo. Ho bisogno di prendere lead con Colossal io. Cioè, non è che posso outplayare queste robe qua. Devo prendere lead io. Kyogre e Kartana. Ok. Ok, ma lui è un game in vantaggio, potrebbe fare delle cose. Io potrei fare, allora, lui può fare Hasting Spout, che perde da attacco di Colossal su Kyogre, ovviamente. Ovviamente perde sempre da quello, attacco di Colossal su Kyogre. Altra giocata che posso fare è Max Guard Close Combat. In realtà no, la sua giocata safe è fare Leaf Blade su Urshifu. E fare Leaf Blade su Urshifu attacco. Molto safe. Molto safe come roba. Leaf Blade su Urshifu attacco qua. Io faccio Volcalit e Acquagetto diretto. Vado diretto così. Rischio un botto, cazzo. Rischio un botto, ma sti cazzi, dai. Vediamo. Cioè, io vado diretto così. Più che altro perché lui fare Leaf Blade Geyser non rischia assolutamente niente. Cioè, non rischia assolutamente niente lui. Facendo così, comunque, non sono messo malissimo. Poi ho rilevato quell'altro. Ah. È Kartana questo. Ok. Chissà se. Forse ha fatto Pulse, che è molto safe in realtà. A meno che io non cago l'Overgrow. A meno che io non cago l'Overgrow, è molto safe questa mossa che ha fatto lui. Forse mi conveniva fare Volcate dall'altra parte, perché se qua ha fatto pulse mi prendo per kill e non posso farci niente. Forse devo fare overgrow. Però Volcate è meglio, cioè è la mossa migliore in ogni caso. Volcate, non so, dove c'è è complicatissimo. Cioè fai bene, però Zasenogre è complicato per Colo. Zasenogre è molto complicato. Vediamo, magari ha fatto Spout, eh. Magari ha fatto Spout. Se ha fatto Spout Gasa, se reggo ovviamente con Colo. Però in teoria dovrei, perché lui va in rosso tipo. Lui va in rosso penso. Non so, però Max Elder Kartana qua ci sta. Soprattutto se fai pulse. Forse devo fare overgrow. Non lo so, forse devo fare overgrow, però. Cioè, ovviamente con senno di poi, overgrow killava Kyogre e vincevo la partita. Però adesso non sono messo bene, vediamo cosa ha fatto lui. Forse Spout kill anche sto range. Ok, fa Hailstream, vediamo un po'. Però in realtà fare Leaf Blade, cioè onestamente, fare Leaf Blade di là e Geyser dall'altra parte era molto safe, perché se io shottavo, facevo Protect Kartana e facevo Protect Close Combat, lui aveva sempre vinto in ogni caso, entrava con Inchi, non avevo più Protect, Fake Out Geyser, vinto. Quindi non lo so. Penso almeno andasse così, non lo so.
Lunato di spa, auto colossal. Bro. No, è morto. Porca puttana, che disastro. Porca puttana, che disastro. Dotte kill, morto da spout. Devo fare l'overflow allora. Però almeno Kartan non ha preso boost. Però, cioè, no, qua se è incidere lì ho perso. Se lui è incidere qua ho perso, ma non ci posso fare niente. Cioè, basta, devo fare overgrow probabilmente. Probabilmente devo fare overgrow, peccato. Peccato, peccato, peccato. Ma qua non possiamo farci niente, cioè. Penso che le mie giocate fossero comunque più o meno le migliori. Lui ha rischiato, devo fare overgrow probabilmente. Devo fare overgrow. Avessi fatto le altre lead probabilmente, Inci Rillaboom. Fa ridere. Però forse ci poteva stare Inci Rillaboom, perché poi mi entra Inci in testa. Io non so cosa che faccio. Faccio tipo, non lo so. Cioè, non. Secondo me era molto difficile sta roba, però vabbè. Però vabbè, qua ci stava la lead che ho fatto io, Polo, però dovevo fare overgrow. Cioè overgrow killava Kyogre. Fatto se Kyogre maxava, mi killava, tirava Leaf Blade, che secondo me era la giocata più safe da parte sua. E poi vinceva, cioè vinceva lui e basta. Peccato, 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 peccato. Provavo a mettere Substitute, ma qua entrerà tipo quell'altro amico, entrerà Incineroar purtroppo. Entrerà Incineroar e io avrò perso la partita. Infatti, entra Incineroar. Non ci posso fare niente qua. Non so, secondo me io fossi stato lui non avrei rischiato così tanto, però onesto. Se non fossi stato lui non avrei rischiato così tanto. Avrei fatto Leaf Blade e Geyser. Perché come vi ho detto, cioè worst case scenario qual è? Boh, non so qual è il worst case scenario in realtà. Protect lo no, cioè vinci sempre praticamente. Praticamente win for life. Se muore Kartana, entri con Incineroar e Colossal e Dynamaxato non fa un cazzo. Win for life praticamente, non lo so, non lo so, onestamente non lo so. Ho pensato, forse volevi dare Zacian in questo game, forse volevi dare Zacian, non lo so. Però non è andata bene in ogni caso, peccato, 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 peccato. Comunque top 16 può stare, questo era un matchup, probabilmente il matchup più brutto che ho beccato. Probabilmente il matchup più brutto da tutti quelli che ho beccato. Non è, cioè, Zasanogre, però con Kartana e tutte queste robe qua non è bello, con Tornadus... No bello, no bello, no bello. Snow l'ho battuto mentre giocava sta roba. Però lui ha giocato di brutto. Cioè lui ha giocato di brutto. Forse avessi di fatto i Velt al Zacian come ho fatto contro Snow, magari avrei voluto fare qualcosa. Ho voluto game 2 perché alla fine però mi tirava Pulse. Non lo so. Ovviamente non lo so. So solo che io ho provato a fare quello che potevo fare e non ha funzionato perché comunque è un casino. Che lui qua attacca Zassia, però qua vabbè è finita, qua è finita, se io non ci posso fare niente. Avessi dato overgrow avrei vinto, però come vi ho detto, cioè lui mi si è dato l'isplay di attacco avrebbe vinto sempre. A meno che... no, aveva Incineroar dietro, no, aveva vinto sempre, non lo so perché ha fatto sta roba. Cioè secondo me era un piano sbagliato, gli è andata bene che non ho fatto overgrow. Però comunque era un piano sbagliato secondo me, onestamente. Cioè era meglio fare Geyser l'isplay perché vinceva diretto, però vabbè. Ci può stare, ci può stare. Alla fine sta roba, boh, copriva un po' meno i Veltal, però vabbè dai, non importa. Non importa, non importa, non importa. Cioè, alla fine top 16 con Colossal ci sta. Nel senso, c'è ancora Jude che è in top 8, però non ha beccato il matchup che ho beccato io. Non ha beccato il matchup che ho beccato io, quindi ci sta. Comunque sei in top 8, top 16 è accettabile in ogni caso. E qua non possiamo farci niente, ovviamente. Lui ha cartato tutti gli altri amici, non possiamo vincere, quindi andiamo via. Andiamo via e GG a Prince. Però, cioè, questo matchup è casino. Questo matchup è troppo casino. Game 1 non abbiamo preso la lead. Le giocate erano giuste. Le giocate che ho fatto io erano giuste. Game 2 avessimo fatto overgrow, probabilmente avremmo vinto. Però, come vi ho detto, era. Cioè, secondo me lui ha sbagliato giocata. Nel senso, non posso affidarmi sul fatto che lui sbaglia giocata. Cioè, lui facendo Geyser Leaf Blade vinceva sempre. Quindi sì, penso che comunque io abbia fatto la cosa migliore. Avessi detto Water Spout, magari potevo fare qualcosa. Però fare il roll più alto di Volcarit e prendo meno danni, non lo so. Non lo so, comunque lui ha giocato bene. A parte quel turno lì, che secondo me era meglio maxare Kyogre e fare Leaf Blade. Però a parte quello ci può stare. Quindi niente, GG a Prince. Purtroppo si conclude qua il torneo. Facciamo top 16. Non è malissimo con Colossal, non stando appunto. Magari qua metterò tutta la schedule, tutta la gente che ho beccato e tutti i team che ha giocato. Quindi era abbastanza un casino. Però a parte quello comunque ci può stare dai top 16. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che questa serie di video in cui mostravo tutti i round e la top vi sia piaciuta. E quindi niente ragazzi, bella a tutti, ci vediamo al prossimo video.